Ah, ciao Pimpa. Ma allora sei sicura che adesso ci sarà la trasmissione, la video lezione da vedere per te? Sì, Claudio. Adesso c'è la lezione della maestra Orsa del Bosco. Non la posso perdere. Mi sono ricordata una cosa. Dobbiamo dire, non ho detto a Gabriella che ho lasciato il disegno sul tavolo per Minù. E vabbè, glielo diciamo dopo. No, no, dai, come facciamo? Diciamoglielo adesso. E beh, Pimpa, fai una corsa, vai a dirlo a Gabriella. No, no, perché se arriva la maestra Orsa, non voglio perdere neanche una sillaba di quello che dice. Perché lei dice sempre delle cose interessanti che poi mi sono utili. Allora, Pimpa, sai, facciamo una cosa. Io qua ho il telefono e chiamiamo Gabriella, dirà, lei, vediamo se ci risponde. E diciamo tutto quello che le devi dire. Mettiamo viva voce. Ah, Gabriella, siamo qui, io e la Pimpa, e volevamo dirti che la Pimpa, glielo puoi dire tu, Pimpa? Sì, guarda, sono di corsa perché ci deve essere la maestra Orsa che fa la video lezione qua. E ho lasciato sul tavolo un bel disegno coloratissimo per Minù, perché quando siamo usciti dalla stanza lui dormiva ancora, come fa di solito un dormiglione. E potresti andarlo a prendere sul tavolo così appena si sveglia glielo porti? Sì, va bene, lo cerco e vado a cercarlo. Ma non vedo nulla. Non c'è nessun disegno sul tavolo, non vedo proprio Ma nulla. come non vedi nulla, Gabriella? L'abbiamo lasciato proprio in mezzo al tavolo, è coloratissimo, vedrai un disegno bellissimo. Come mai non riesci a vederlo? Come? Non vedi neanche il tavolo? Ma senti, non è che ti sei messa la benda per giocare come l'altro giorno? Sai, forse credo di capire come cosa è successo. E quando siamo andati via, dato che c'era Minù che dormiva, noi abbiamo chiuso le persiane. Forse le persiane sono chiuse? Allora, prova a aprire le persiane che forse allora tutto questo mistero si risolve. Ciao ciao, poi ci D'accordo, dirai. d'accordo, ciao, ciao, ciao. Ecco, adesso sì che vedo il bellissimo disegno sul tavolo. Bellissimo, coloratissimo e ci sono anche tanti altri oggetti sul tavolo, tutti colorati. Dai Minù, sveglia che c'è un bellissimo disegno sul tavolo che ha lasciato Pimpa per te. Guarda, guarda, che bello. Ma Dormiglione. che bello! Guarda che disegno! E l'ha fatto per me, Sì, certo. eh? Ma la Pimpa dov'è adesso? Pimpa! Pimpa, dove sei? Pimpa sta guardando la video lezione della maestra Orsa e adesso proprio non può venire. Ah, ti sei svegliato, Minù, eh? Miau, sì, guarda, c'era Gabriella prima che mi ha fatto vedere questo disegno che ha fatto per me apposta la Pimpa. È meraviglioso. Hai visto che bello? C'è questo prato verde, il cielo azzurro, il sole giallo e guarda tutti questi bellissimi uccellini e il nostro amico coniglietto. Sembra proprio di essere su un prato. Miau. È proprio bello aver aperto gli occhi per vedere uno spettacolo così bello come questo disegno. Appena la Pimpa ritorna,
Devo assolutamente darle un bacetto così, perché è stata veramente, veramente brava e gentile a fare questo disegno per me, perché mi sembra di respirare all'aperto quando vedo questo disegno. E Minù, certo, hai detto bene che è veramente bello poter avere gli occhi aperti per vedere tutte le cose che abbiamo intorno. Guarda, non c'è mica solo il disegno, ci sono altre cose belle. Beh, intanto ho visto che te dormi su un cuscino bellissimo, bellissimo. Miau, certo, è molto morbido e poi anche profumato. Sai che cosa c'è dentro? Non lo so, è chiuso, come faccio a sapere che cosa c'è dentro? Ti ricordi che tu hai un senso che si chiama olfatto. Adesso provo a farlo venire vicino al tuo naso, il mio materassino. Senti, sniff, sniff, sniff. Ma questo è il profumo della lavanda. Certo che allora lì vicino al prato ci sta benissimo. Sì, il mio cuscino è pieno di lavanda. Però dicevo, Minù, certo che è bello poter avere gli occhi che sono il nostro organo della vista per poter vedere tutto quello che abbiamo intorno. Ad esempio, guarda che cosa c'è laggiù. Ah sì, ci sono due cose, tutte e due di forma rotonda. Però con la mia vista posso vedere che non solo hanno la stessa forma, ma hanno colori diversi e io ho capito subito di che cosa si tratta. Ah sì, e sentiamo un po' di che cosa si tratta. Secondo me sono due palline. Ma no, mi prendi in giro. La prima, questa da questa parte, è un'arancia. Quando vedo questa, so che posso andarla a prendere per fare la merenda. Miau! Invece, quando ho voglia di giocare, e lo sai che noi gattini adoriamo questo gioco, vado a prendere l'altra che è la mia pallina per giocare, la rotolo dappertutto. Hop, hop, delle volte salto anche insieme a lei. Hop, la faccio scappare, poi la vado a riprendere. E poi sì, certo che questo senso della vista è una cosa meravigliosa. Ci permette di sapere la forma delle cose, il colore delle cose. E poi, guarda laggiù, ci sono dei cubetti. Su quei cubetti ci sono delle lettere. E ci sono non solo delle lettere su quei cubetti, ma ci sono proprio delle parole. Ma lo sai che io, grazie al fatto che sono andata a scuola, ho imparato a leggere un po' di parole. Là c'è una parola che mi piace tantissimo. Guarda, su quel cubetto verde lì c'è scritto gattina. Ma dai, che bello una gattina! È proprio bello anche riuscire a leggere le parole e ci vuole la vista per poter vedere le parole. Sì, ci vuole la vista, ma anche l'attenzione e il cervello, perché è il cervello che riceve le informazioni dalla vista e le elabora. Miau, mi sa che hai ragione, Claudio. E poi c'è un'altra cosa. Guarda un po' da questa parte. Vediamo se riconosci queste. Si vede, i nostri occhi vedono il colore, vedono anche la forma, quindi avrai capito. Ma certo, queste sono due pere. Ma che cosa riusciamo a capire di queste due pere anche? Ehi, lo so, queste qui sono due pere dolcissime. E lo sai che la maniera più buona per mangiarle è insieme a del formaggio tenero, così si fa il formaggio con le pere, è una vera raffinatezza. Però guarda un po' queste pere, ma ce n'è una più grande e una più piccola? Ma no, Claudio, ma mi prendi in giro. Io ho due occhi e grazie al fatto che ho due occhi riesco a capire da subito che questa è una pera vicina e quella là è una pera lontana, sembra piccola, ma la mia vista mi fa capire che non è una pera più piccola, è solo una pera più lontana. Beh, credo, Minù, che con te abbiamo scoperto un sacco di superpoteri della vista. Ciao ciao!
Ciao, ciao. Senti, ma io vorrei salutare anche Gabriella che non è qua. Ciao Gabriella, dove sei? Ciao Minù. Ah, è dall'altra parte, forse la vedremo tra poco. E poi volevo salutare tutti i bimbi di prima. Ciao bimbi di prima, miau! Ciao a tutti!